Oggi il nostro amichevole Spider-Man di quartiere affronterà dei percorsi ad ostacoli estremi e anche molto pericolosi. Voi non avete idea di quello che è successo. Perché hai iniziato a roteare? È diventato un Blade? Oh, ma ti riprendi? E come sempre, se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Ah, ed è uscito anche un nuovissimo video sul secondo canale, ossia Poggo Vloggo. Vi lascio il link sia in descrizione che nel primo commento. Addio. Sono pronto, sono carico, scimmie unite, scimmie forti, sì! Oggi però facciamo esperimenti su Spider-Man, su Animal Revolt Battle Simulator. Lo so, sono pazzo e mi piace. Prima di tutto però siamo ritornati nella nostra fantastica arena perché mi avete chiesto in tantissimi: ma chi vincerebbe in uno scontro tra Hulk e Kratos? Quindi oggi lo andremo a scoprire insieme. Ho davvero tanta paura. Useremo ovviamente prima il modello di Hulk normale, mamma mia ragazzi, ma quanto l'hanno fatto Giga Chad. Adesso ve lo metto in bianco e nero perché è praticamente uguale al meme, è identico. Poi proveremo la sua versione da combattimento, ossia Hulk guerriero, perfetta tra l'altro per questa arena. La sua versione Hulk Buster, che mamma mia quanto è figa. E la sua versione Johnny, ti ho detto le versioni di Hulk, ok, che iniziano entrambi con HU, ma Aggie Waggy non c'entra niente. Imbecille, riportalo in laboratorio. Sinceramente non vedo l'ora di scoprire il vincitore. Oh, ma Hulk ha cacciato un martello. Vai, ascia contro martello. E adesso non c'è più. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, gli ha lanciato una macchina. Ragazzi, gli ha lanciato una macchina. Vai Hulk, io tifo per te. Oh mio Dio, fai backflip. Picchia Kratos. Mamma mia, guarda, guarda, due giganti. Non ci posso credere, ha vinto Kratos. Pelatone, ma sei fortissimo. Bravo. Adesso però dovrai sconfiggere anche Hulk guerriero e Hulk Buster. Sei pronto? Mi raccomando, tiragli una martellata fortissima in testa. Hai capito? Colpisci sulla pelata, è il suo punto debole. Io non ho detto nulla, lo giuro. Mamma mia ragazzi, vai, vai. Oh, guarda, Hulk si è arrabbiato. Vai, vai, anche a rallenti. Mamma mia, guardate che scontro! Gli ha tirato un calcio in bocca! Sta colpendo la pelata, bravo! Proprio come gli ho consigliato io, ma guardalo! Con l'ascia e con il martello, sì, sì! Prendilo a calci, ma stanno ballando, stanno facendo le piroette come al circo! Oh mio Dio, che calcio gli ha tirato Hulk! Vai! No! No, oh, non puoi tirare l'ascia. Non ci credo, ha vinto. Ben ti sta, imbecille. Hai ascoltato i miei consigli. Bravissimo. No, no, Johnny è sbagliato di nuovo. Qui dovrebbe esserci Kratos, non Venom. Sarà che è fighissimo, ma non è questo il video di Venom. Riporta subito anche lui in laboratorio. Veloce. Quindi chi è più forte tra Hulk e Kratos? Vai. Oh mio Dio, oh mio Dio, che battaglia! Vai a rallenti! Oddio! Ma che calcio gli ha dato! Oh! Ma è vivo? È morto, guarda! Hulk è arrabbiatissimo, lo sta prendendo a calci in bocca, a calci in faccia! Fa le mosse di Kung Fu! Ma guardatelo, vai! Vai Hulk! Sì, calcio in bocca! Ah! Bellissimo, bellissimo! Oh mio Dio, l'ha fatto volare dall'altra parte della mappa. Oh mio Dio, gli ha sparato i razzi in bocca, ma Kratos è ancora vivo. Oh, ho parlato troppo presto e infatti è morto. La mossa dei razzi è stata fantastica. Complimenti. Bravo, sì. Mettiti in un angolino e piangi. Ora però veniamo al succo di questo video. Guardate quanto è bello questo percorso mortale. E indovinate un po' chi lo affronterà? Esatto, proprio lui, Spider-Man. Voi vi starete chiedendo: Poggo, ma perché proprio Spider-Man? Perché praticamente Iron Man l'hanno messo a raccogliere le olive dagli alberi e Spider-Man era l'ultimo Avenger rimasto. Mi dispiace, ma dovrei affrontare il percorso della morte. 3,
2, 1, via agli Spider Game. L'avete capita? Non Squid Game, ma Spider Game. Vabbè. Oh, oh. Oddio, è partito, ma perché sta correndo come Naruto? Vai, ha superato lo spuntone, ha superato anche la sega circolare della morte. Vai, no! Spider-Man, tutto bene? Come non detto, è morto schiacciato, quell'imbecille di un ragno. Vai Spider-Man, ti do un'altra occasione. Let's go, vai, vai, supera lo spuntone, facilissimo. Ok, sega elettrica, facilissimo. Vai, 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 oh mio Dio, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Cosa sta facendo? Ha dato uno schiaffo al maiale. Vai, sì, abbiamo vinto. Ecco, vedi, era semplicissimo. Più o meno. Non ho capito perché ha dovuto per forza uccidere sto coso, ma vabbè, dettagli. Adesso però, caro il mio uomo bagna, uomo ragno, è il momento di alzare un pelo la difficoltà. Dovrai affrontare questo intero percorso pieno di spartani che ti lanceranno contro i loro possenti scudi. Sei pronto? Io non vedo l'ora. Guardatelo, è partito con la sua Naruto Run. Sta evitando tutti gli scudi. Vai Spider-Man, vai Spider-Man. Non ci credo, ma che fortuna. Li sta schivando tutti. Non ci credo, non ci credo. Ha vinto! No vabbè ragazzi, non è possibile! Oh mio Dio! Ha schiacciato tutti gli spartani, ha distrutto tutto! Ti rendi conto che hai vinto al primo colpo? Ragazzi, mi dispiace, ma assumerò nuovi spartani. Quelli dove sono andati a finire? Io non ho parole. Fate veramente schifo! Vedo che stai cominciando a prenderci gusto. Perfetto! Alziamo ancora di più la difficoltà. Devo ammettere che forse questa è un tantino esagerata, ma non fa niente. Spider-Man è un supereroe, è super forte e sicuramente ci riuscirà. Più o meno. Per favore non giudicarmi e fai la persona coraggiosa, va bene? Guardatelo, guardatelo. Tecnicamente queste fiamme dovrebbero spingerlo verso l'alto, verso gli spuntoni. Ma non sta funzionando. Ti prego, dai, almeno la più forte. Vai, vai. Non ci posso credere. Cosa? Che cosa? Che cosa ho appena visto? Spider-Man! Io questa roba neanche voglio commentarla. È riuscito a vincere al primo colpo e poi si è ammazzato buttandosi giù. No comment. È la sfida che vuoi? Quella difficile, quella mortale, quella impossibile? E va bene, quella sfida avrai. Vediamo adesso cosa fai contro un intero drago ingabbiato che ti sputa il fuoco in faccia. E non solo, perché c'è anche una sega circolare, una mina gigante con gli spuntoni e una testa di T-Rex pronta ad azzannarti. Ti piace? Spider-Man. Ragazzi, ragazzi, credo che sia diventato totalmente stupido. Spider-Man, ma che sta facendo? Perché ha iniziato a roteare? È diventato un Blade Blade? Oh, ma ti riprendi? 6.5 hours later. A posto? Adesso va meglio? Vai, no, 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 no. Ma perché è tutto buggato? Cos'è? Gli è venuto un infarto? Spider-Man, riprenditi. No, 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 non ci posso credere. Ditemi perché sta succedendo questa roba. E va bene, mi vuoi buggare le mappe della morte? Prova a buggarmi questa piena di trappole e di mostri giganti. Dai, vediamo che cosa sai fare. Vai, vai, ecco, ecco. Fai schifo, fai veramente schifo. Ecco a te, così ti diverti la prossima volta a buggarmi tutto. Muori? Muori? Su, bravo, imbecille. Vai su Spider-Man. Salta, salta, bravo. Vai, vai, salto. Sì, ma perché non riesci ad arrivare dall'altra parte? Ma che è, c'è un muro invisibile? È morto di nuovo sto imbecille. Io non ci posso credere. Facciamo che solo per stavolta, perché veramente mi fai di una tristezza che tu neanche immagini, ti do un piccolissimo aiutino con questo salto. Infatti ti ho costruito una mini rampa. Se non ce la fai neanche così, fai veramente schifo. Vai, sfigato man. Adesso però devi saltare. Vai, vai, no, non ci credo, non ci credo, vai, vai,
Ma perché non riesce a superare quel punto? Ma quanto puoi essere scarso da uno a imbecille? No, 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 ma va bene, non sto assolutamente piazzando delle mine per farlo saltare in aria. Assolutamente no, mio caro imbecille di un Spider-Man. Non succederà nulla. Esplodi, via! Ecco sì, hai perso e non ti permettere mai più, ok? Sei pronto al gran finale? Questo però non sarà un percorso della morte, bensì un duello della morte contro Thanos con il guanto dell'infinito su un ponte altissimo con sotto infiniti spuntoni. Siete pronti? 3, 2, 1, che vinca il migliore. Thanos, Thanos, dove stai andando? Guarda lì, rallenti. Adesso si scontrano. Spider-Man gli ha tirato un calcio. Guardate come piroetta. Oh mio Dio, Thanos enorme ha cacciato la sua lama. Guarda, guarda che scontro epico. No, 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 no. Stanno cadendo giù. Non ci credo. Non ci credo! Spider-Man è morto prima che Thanos potesse toccare terra! Tra l'altro, perché ha il sangue verde di un alieno? Ma che schifo! Thanos è morto, ma comunque è riuscito a vincere! Al prossimo video! Tra l'altro, anche lui ha il sangue verde, ma che schifo, ma che problemi avete?